La parola di oggi è procella. Anche in latino si trova la stessa parola, probabilmente composta da pro, che vuol dire avanti, e cellere, che vuol dire battere. E il suo significato letterale è furiosa tempesta, burrasca, bufera. Certo è raro sentir dire da qualcuno frasi quali laggiù c'è una nave sballottata dalla procella, oppure stanotte sul traghetto abbiamo passato una notte in balia della procella. E infatti la parola con questo significato è usata per lo più in poesia, e in genere in letteratura, e per di più neanche negli scritti più recenti. Leggendo Il Paradiso di Dante, canto 31, ci imbattiamo in questa parola, e nell'Orlando Furioso dell'Ariosto non ci stupiamo di trovare frasi quali: «Io veggo, disse alzando gli occhi in alto, una procella apparecchiar sì grave che contrastar non le potrà la nave». Ma trovata in un autore a moderno, francamente ci stupirebbe. Peraltro, chi fosse pratico di Savona conoscerà l'iscrizione sulla torre Leon Pancaldo, o Torre della Guardia, comunemente chiamata Torretta, costruzione medievale situata nel porto e considerata il simbolo della città. L'iscrizione, dovuta a Gabriello Chiabrera, scrittore del 600, dice: «In mare irato, in subita procella, invoco te, nostra benigna stella». Considerazioni del tutto diverse vanno fatte invece per l'utilizzo di questa parola in senso figurato. Essa infatti è usata con allusione a calamità, sciagure, avvenimenti dolorosi e sconvolgenti, per indicare una serie di avvenimenti dolorosi o altri fatti che sconvolgono l'animo. La troviamo più spesso in espressioni quali la procella della guerra, la procella della rivoluzione, le procelle della vita. Spesso è usata anche con riferimento a fatti politici, economici, sociali. Per esempio, Ippolito Nievo, nel racconto Le maghe di Grado, chiama procella napoleonica gli avvenimenti che portarono Napoleone a sconfiggere la Repubblica di Venezia, ed è un'immagine vivida ed efficace. Il fatto che la parola procella, nel senso figurato che ho detto, si trovi spesso anche in scritti moderni, non dipende da un po' di snobismo di cui potrebbero essere accusati gli autori. Infatti la parola ha una certa nobiltà, un senso di distacco, e quindi, meglio della parola tempesta, rappresenta con efficacia l'alternarsi di sentimenti e dei turbamenti che sconvolgono l'animo delle persone. Non credo quindi che usarla in contesti particolari possa generare derisione da parte di chi ascolta. Infatti mi sento di raccomandarne l'uso in questo senso, specie se vogliamo dare un tono meno drammatico, addirittura un po' ironico, alle altalenanti vicende della vita. Dire ad esempio: «In questo periodo mi sento come una nave in balia della procella», fa capire che, pur turbato dai problemi nei quali sono coinvolto, li accetto tuttavia come eventi naturali della vita e non perdo le speranze di venirne a capo. Arrivederci a presto con una nuova parola.